ovviamente anche con l'aiuto delle nostre grafiche per presentarvi dei personaggi, per vedere dei numeri molto importanti. Buonasera, è l'unico che crede ancora nello scudetto aperto, nella corsa aperta, questa volta però non ha un foglio di carta, questa è la scaletta. Buonasera, no dai, Giancarlo Padovani! Buonasera, innanzitutto il foglio di carta ce l'ho, ma non riporta i dati dell'altra volta che non avevano senso, cioè la situazione non è mutata. 8 punti di ritardo aveva il Napoli 7 giorni fa, 8 punti adesso, quindi non cambiava niente, non è cambiato nulla. I miei esempi di scuola erano relativi alla Juventus quando aveva 8 punti di vantaggio, 9 punti di vantaggio a 8 giornate alla fine, Ancelotti perse lo scudetto, e quando invece al contrario ne aveva 11 di meno alla decima giornata e fece una clamorosa rimonta. Che numeri hai questa sera? I numeri? No, ho dei nomi. Di cosa? No, perché negli ultimi tempi ho sentito dire da più parti che Bentancur sarebbe un fuoriclasse. Allora io ho fatto, anzi c'è stato un commentatore che ha detto che è il miglior centrocampista che ci sia in questo momento in Italia. Allora ho fatto i nomi di esattamente 5 centrocampisti che sono o come lui o meglio di lui. Pjanic innanzitutto, che questo in casa, che ce l'ha in casa, certo. E non mi pare che Bentancur sia superiore a no. lui. Barella, Sensi, Fabian Ruiz e Zielinski. Aia. Si apre la discussione, gli altri ospiti non sono stati ancora inquadrati, neanche presentati. C'è gente che ride, gente che sorride, gente che ti dichiara guerra. Te lo dico subito, buonasera Luca Serafini. Siamo qua. Ben ritrovato Luca. Aspettando Godot, buonasera. Buonasera, ben ritrovato al direttore Antonello Preiti. Ben ritrovato, buonasera direttore. Ieri. Buonasera Giovanni Capuano di Radio Ciao, 24. Buonasera, comunque. Buonasera Giulia. Perdona. Ha mentito. Non è vero che non è cambiato niente rispetto a settimana scorsa. È cambiato il distacco dell'Inter. Secondo posto, è cambiato il distacco dell'Inter. Ma non c'entra niente. È cambiato il distacco della Roma. È cambiato il distacco del Napoli. È cambiato il distacco del Milan. No, non è cambiato il distacco del Napoli. Nessuno di questi, no, perdonami, scusami. Napoli no. La Lazio e del Milan. Nessuno di questi ha fatto 4 punti, quindi è accorciato. È passata una partita in più. C'è una squadra che se iscritta al campionato italiano sarebbe, così lo faccio contento, sarebbe seconda in classifica, con più punti addirittura del Napoli. Ne avrebbe 37. La riserva della Juve. No, è la somma dei punti che Inter, Roma, Lazio e Napoli hanno in meno rispetto all'anno scorso, alla 15ª giornata. È un campionato finto. Finto, anche se lui insiste. E neanche finito, finto. Giuliano Benaglio rideva sui nomi. Bentancur, non Bentancur, buonasera, qui inizia la guerra mediatica. Buonasera Michele, buonasera a tutti. Io ho nome e stima del direttore Padovani, lo seguo, lo leggo da veramente da tanto tempo. Da molto tempo. Però no, ma lo so, lo dico. Però, no, e non da dico prima però. Di Gutenberg e lo legge. Dire che Barella, una a caso, è meglio di Bentancur, secondo me è uscito un po' lungo in questo caso. Lui ha detto tante cose giuste, ci ha visto anche molto lungo su alcuni temi. In questo caso io inviterei a più prudenza, perché qua Barella stiamo trovarci davanti a un fenomeno. Barella è un titolare della nazionale italiana, sì, sì. Come Bentancur è titolare della nazionale uruguaiana. No, in prospettiva, secondo me, tra 4 anni al Real Madrid ci va Bentancur e non ci va Barella. Poi Barella andrà all'Inter. Che non è una squadra, lo approfondiremo tra poco il tema. Esatto, sì, perché ci sono anche degli osservatori che questa sera hanno seguito la gara tra Salernitana e Brescia. Ovviamente tutte le attenzioni erano per Sandro Tonali, che di recente è stato premiato come il giovane più interessante del panorama italiano, e gli osservatori delle grandi squadre di Serie A stanno tenendo monitorata la situazione del giocatore, che piace tantissimo, come si sa, all'Inter, alla Juventus, anche il Napoli è pronta una vera e propria guerra di mercato per poterselo aggiudicare. Ha parlato lo stesso Tonali al termine della sfida, ha detto che non vuole essere un giocatore normale, è un giocatore che ha le ambizioni di diventare grande. Se ti lasci trascinare dalle voci diventi un giocatore normale, io non lo voglio essere, le voci di mercato non mi toccano, voglio essere sempre lo stesso. Sicuramente voci di mercato non lo toccano. Torniamo alla Juventus, Luca Serafini, al contrario di quello che dice Padovan, dobbiamo essere tutti contro Padovan questa sera. Come sempre. Tutti contro come Padovan, sempre. I numeri inchiodano Padovan, adesso ci può portare tutti i foglietti di che vuole. I due precedenti inchiodano voi, non inchiodano me. Luca, i due precedenti inchiodano voi, ma non me. Ho capito, ma ci sono mille storie del passato. Il fatto che mi sorprende, tu non vuoi prendere atto del fatto che questa Juve è un'altra roba.
No, cioè, anche sabato, dove l'Inter ha fatto una partita secondo me eccellente, sì, in questo campionato dove la Juve ha sofferto con Frosinone, col Parma, col Sassuolo, con la Napoli, con l'Empoli, con l'Empoli, bravo, l'Inter è quella che l'ha fatta soffrire di più, perché l'ha presa, ha vinto anche questa qua. Non c'è niente da fare con senza Ronaldo, dove non gioca Ronaldo al suo livello, dove sembra, quella è la cosa che mi deprime di più da sportivo, mi deprime, che sembra sempre che vanno al 60-70%. Non è mai la Juve degli 85 minuti col Manchester, in 10 col Valencia, a Manchester. No, è sempre una Juve che sembra annoiata di vincere le partite in campionato. Questa è la cosa più devastante per il nostro campionato. Allora, per quanto noi ci si debba e ci si voglia e si possa tenere vivo un campionato che di fatto non lo è, questa squadra in questo campionato è veramente di un'altra categoria. Mi rendo conto dei precedenti, ma c'è è il Milan di Capello. Io non smetterò mai di fare questo paragone, perché il Milan di Capello, per il quale ci inventavamo la rivale dell'anno, ma a febbraio il campionato era chiuso sempre, e ha fatto 3 finali di Champions, aveva 2 squadre. Mandava in panchino o in tribuna nelle finali di Coppa dei Campioni i palloni d'oro, i vice palloni d'oro, era di una forza devastante. E per quanto uno si aspettasse sempre il momento di crisi, 58 partite senza sconfitte. Preti, direttore, poi andiamo da Pedullà. Direttore. Beh, io penso con queste firme è difficile parlare questa sera. Comunque credo che il campionato la Juve l'ha abbondantemente già vinto. E quindi credo può perderlo solamente la Juve. Perché ma se si ritira. Le rivali, la Juve di Ancelotti ne aveva 8 a 9 giornate dalla ma fine. Era un'altra squadra, era una squadra normale. Ah, Zidane, con Davids, era una squadra normale. Guarda cosa ti dico, il Milan di Sacchi in Italia era una squadra normale. Infatti ha vinto un campionato, perché aveva le sue flessioni, aveva le sue presunzioni e perdeva con l'Ascoli e la Cremonese, e ha vinto uno scudetto in 4 anni. Ed era lo stesso Milan di Capello comunque. Ed era lo stesso Milan di Capello. No, il Milan aveva una seconda squadra. Capello è stato il primo a parlare di panchina lunga, di giocatori tutti in panchina. Più o meno i giocatori erano lo stesso. No, De Sai non c'era. Che Sacchi ha vinto meno. Il primo anno, i primi due, ma quando è arrivato poi in abbrivio aveva Gullit in tribuna in finale di Coppa dei Campioni. Segnalo quello che dice Serafine, che io leggo tantissimo. È tutto giusto, completo, permettendomi di dire che se nel primo tempo abbiamo visto un palo più o meno da parte di Gagliardini, abbiamo assistito a 12 nitide occasioni da gol della Juventus. Beh, quindi dire che l'Inter abbia messo 12. In difficoltà 12. No, devo aver visto una partita diversa. 12. L'Inter il primo tempo ha fatto meglio della Juve. Secondo me ha fatto bene. Il pareggio è giusto, perché da una parte c'è stato un palo di Gagliardini, dall'altra parte c'è stato tanto volume da parte della Juventus. Poi l'Inter è calata. Secondo me l'Inter ha giocato, sono d'accordo, al 100% della sua potenzialità e forse anche un pelino in più. La Juve non è andata oltre 70. Questo che è violento. Certo. Però perché uno non ha anche a delle situazioni singole. Non ci siamo. Non puoi giustificarlo. Non puoi giustificarlo. A cena vai a Milano, torni alle 11 a casa, sei un professionista, martedì giochi la Champions, non prendi l'aereo privato, te ne vai a Madrid con la signora per vedere Boca River. Non ci siamo. Capiamo la posizione di Spalletti, che giustamente deve difendere il suo capitano, ma non puoi. Non so come la pensa un direttore, qui non chiamo i giornalisti in causa, direttore Preiti, se io sono il direttore e il mio capitano, il mio attaccante, il mio giocatore se ne va a Madrid con l'aereo privato a vedere Boca River a 48 ore innanzitutto dal innanzitutto gli darebbe il permesso. Ma no, non gli dai il permesso, sto andando, però mi sono arrabbiato un attimo. Credo che non è il permesso, è che probabilmente adesso questa è la discrezione del calciatore, ma credo che la società abbia autorizzato una cosa del genere. Presumo di sì. Poi personalmente, come la vedo io sono d'accordo con il mister, non vedo niente di strano. Ci stanno scrivendo già, c'era mezza Juventus anche, però la Juventus non aveva l'impegno, ha un impegno sicuramente. Oggi c'era la fa clamore 48 ore prima di una partita importante come questa è la rifinitura, ragazzi. Allora, la differenza è supplementari. L'aereo privato l'avrà presa a mezzanotte, sarà tornato a Milano all'una, è andato a dormire alle due. Michele, non è la prima volta che si verificano determinate cose. Comunque. Non è la prima volta, però vabbè, tutto normale.
Guarda Michele, diciamo una cosa. Tutto normale. Icardi è un giocatore di cui nessun allenatore dal punto di vista della professionalità, dell'impegno, si è mai lamentato. No, certo. Quindi può essere che questa cosa adesso noi la si debba scontare. Cioè, se te lo chiede lui che è in allenamento, quello che non ha mai fatto problemi, eccetera, eccetera, certo, può essere che si possa regolare. Però è chiaro che è un'anomalia. Cioè io non mi ricordo altre vicende così che siano venute fuori a due giorni da una partita così importante. Secondo me è una mezza anomalia anche la Juventus, perché è vero che tutti dicono la Juve è già qualificata, la partita in Svizzera conta poco, non è vero. No, è la partita in Svizzera conta tantissimo per la squadra che vuole vincere la Champions e quindi che deve fare l'obiettivo di arrivare prima o seconda a una grande differenza. Ma che ha 24 ore in più. Se Icardi poteva andare o no a Madrid a 40, lo decidiamo domani sera, esatto, tutti serenamente alle 22:45. Se ma l'Inter ha vinto, lui ha fatto il suo gollettino del calcio posto mondiale, e quindi non deve fare il professionista, gestisce, devi stare ma per cosa mi è andato a vedere una, la finale della Madrid, sì, di Milano, ma è un'ora d'aereo, c'ha il guadagno un 20.000 euro all'ora, può spendere un po' il professionista è il rettangolo di gioco. Allora, per andare a vedere una partita vi ha dato allora fastidio cosa rosa, no, allora mi è andato a vedere una partita di calcio, allora tracciamo tutta la letteratura sul fatto che i giocatori il venerdì sera, sì, se ma giocano non è, la domenica, ma scusate, ma no, lui ha parlato di un fatto anomalo, abbiate pazienza, il fatto anomalo purtroppo è che una finale della Libertadores viene giocata a Madrid, sì, questo è il fatto anomalo. Allora uno che sa giocare, che la ama, ce l'ha un'ora d'aereo, può alzare il dito. Vi racconto di Mauri Berami e non mi ricordo il terzo che hanno chiesto un permesso alla Lazio per andare a finire il Milan in Coppa dei Campioni perché sono milanisti ad Atene nel 2007, ma il campionato era finito, ma come no, no, ma non era finito, no, sì, era finito. Ma sì, però ma scusate, ma è andato allo stadio, ma poi Icardi, il fenomeno Icardi esiste per questo, perché uno che gestisce un circo in casa con Wanda che fa l'addestratore di leoni tutti i giorni, i bambini gli strascico e in campo non sbaglia un colpo, insomma Icardi, ma Icardi con la Juve andare con la colpo l'ha sbagliato a vedere una partita di calcio a che ora è finita la partita? Luca, alle 11 era all'aeroporto a Barracas, sì, ha preso l'elettino uno e mezzo di un quarto a casa, c'è alle 9, ma che problema c'è? Luca, perché il capitano ancora credete il capitano? Michele, scusami, Icardi può farlo, l'ha fatto, ma non lo se puoi... domani sera alle 22:45 non lo puoi vedere, gli è andata, è fa la sua partita, gli arriva la palla e fa la gol. Cosa che non si può dire, la cosa che non si può dire è che è normale, perché gli altri 274 giocatori che stanno in Serie A il venerdì sera non hanno Paetti che gli dice vai sereno dove vuoi. Bravo. Gli dice non se ne parla ma nemmeno. Ma mica ha dato a Bobadilla come in Angolani, ma fa niente. Fa non niente. Prendere l'esempio non gli peggiore. Danno il permesso di andare a Madrid a fare le riprese della pubblicità. Totti, bravo, va bene? Bravo. Non ti ho detto di andare a ubriacarsi in discoteca. Lo daresti il permesso? No, io spero che domani faccia una triplice. Ma ci sono delle, circostanze che sicuramente no, ma in questo caso io non vedo nulla di male che Icardi vada a Madrid a vedere la partita. Al di là della prestazione di dopodomani, però non possiamo vincolarla. Non posso vincolarla una cosa del genere. Noi lo possiamo vincolare. Perché poi quello è l'unico giudice. Scusa. Se l'Inter domani sera va fuori, faccio un esempio, e lui tira fuori un calcio di rigore, noi ci ritroviamo qui tutti domani sera e mi ripetete perché è andata bene la partita. No, hai detto una cosa che tu non puoi dire. Non puoi, no. Tu hai detto, ho sentito, hai detto Cassano Balotelli. Se l'avessero fatto. Beh, certo, perché loro si fermavano a Madrid a ballare fino alle 7, l'aereo privato li riportava stamattina alle 9 in Briaghi. È questa scusami differenza. Un secondo, a parte Briaghi, ma come non ma no, ti volevo dire una cosa, no, ti volevo dire una cosa, ma così. Se fa poi 3 gol domani può andare a Barcellona sabato, io sì, non riesco ad acquistare bravo, questa bravo, cosa bravo. Alla, non può essere bravo, dai, perché bravo. Se ne fa poi 4 la prossima può andare a Hong Kong prima degli altri, cioè, per me non è questo, io da un certo punto di vista quindi
da un certo punto di vista preferisco queste che te le raccontano rispetto ad altre che non te le racconteranno mai e sono molto più gravi. Posso? Ma la premessa, Alfredo, io ho fatto la premessa, lui ha fatto benissimo, però non mi potete venire qui a raccontare che su 275 calciatori di Serie A lo fanno tutti, è normale. Ma lui tiene a Rive, però non possiamo accostarlo, accostarlo al rigore di domani, se fa un rigore o se fa quattro gol. Io qui non riesco a seguire questa cosa qui, legata alla prestazione di domani no. Io invece appoggio completamente Giovanni e aggiungo, senza fare nomi così evitiamo problemi, c'è stata una squadra nel mondo che ha fatto una volta un triplete che contemplava al proprio interno probabilmente dei giocatori che avevano fatto anche di peggio rispetto a andare in trasferta a 48 ore della partita. Ora, quei calciatori poi in campo hanno dimostrato di essere i più forti a livello mondiale e tutti quanti ce lo siamo dimenticati. Secondo me davvero se Icardi dopo domani diventa decisivo, o la dico peggio, se la difesa della Juventus dovesse prendere tre gol in Svizzera, che non esiste né in questa vita né nella prossima, a questo punto sarebbe decisiva la loro trasferta. Per cui secondo me veramente dipenderà poi da come si comporteranno in campo. Io non penso che la Juve possa prendere tre gol in Svizzera perché sono andato a vedere quella partita lì. E non penso che Icardi possa sbagliare un rigore o tre gol davanti alla porta. Questa è la mia teoria, è molto opinabile, perché è andata a vedere la finale della Libertadores a Madrid. Penso che siano due cose assolutamente scollegate, però ognuno la può pensare come ritiene. Ma io faccio una domanda: fosse andato a Venezia a vedere Venezia-Como, che sono due ore di treno, non aveva questo risalto, non aveva e sarebbe risalto. Tornato all'1 e mezza con l'aereo, col treno, scusa, col freccia rossa il biglietto, perché lo tempo è lo stesso personale. Per andare a Venezia a vedere Venezia Triestina, è come andare a Madrid a vedere River Boca Junior, non è andato a vedere il Cancan, era da vedere River Boca Junior, ma non poteva vedere niente, ma come no? Allora non si discute la ragione per cui è andato. Nobile, utile, fondamentale, ma è andato a 48 ore dalla partita. Scusi, ma era il ritiro con la squadra? Ma che significa? In buon senso, sei un professionista, non era il ritiro. È il ritiro stasera, è il ritiro stasera. La vita privata di un calciatore, il professionista. 20 miglia, stazione di 20 miglia. A 20 miglia ci metteva 4 ore andare a vedere Cannes, Nizza. È un professionista, sa come si deve comportare. Ma certo che sì, se Ronaldo dice, Ronaldo fa questa roba qua, ha detto bene Alfredo, a Torino non lo so, c'è di peggio a Real Madrid, Valdebeba è a un quarto d'ora dall'aeroporto, quindi giocavano a Vigo di sera, tornavano, arrivavano a Valdebeba alle 2 di notte, tutti a casa in macchina alla svelta perché è fuori Madrid, lui si ferma a fare ghiacci, bagni e massaggi fino alle 3:30 col custode che aspetta lui, alle 9 della mattina in campo, uno dice chiunque si stira, ma lui lo fa, saprà bene. Ma scusate, parliamo di come si sta gestendo Icardi in campo, capitano domani gioca meravigliosamente Luca, Icardi gioca, eccola qui la regia, che propone l'11 probabile di domani, neanche ho detto Icardi gioca, puff, te lo piazzano Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Samobor, Cavallero, Brozovic con Politano, Lautaro, Perisic e Icardi, 4-2-3-1. Ma attenzione perché vi mostro anche un'altra grafica, tra poco sarà argomento di discussione, sentiremo Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti. Destruction.